5 novembre i cittadini siciliani saranno chiamati ad andare a votare, un nuovo governo regionale. Già la campagna elettorale ormai è entrata nel vivo e oggi ne parleremo con la candidata all'ARS Patrizia Paganelli, che è qui con me in studio, candidata con Sicilia Futura, che porterà Fabrizio Micari presidente. Allora Patrizia, una carriera lunga 30 anni all'interno del mondo giornalistico, oggi approdi in politica, perché candidarti? Senti, io in tutti questi anni del mio lavoro, prima a Roma con il quotidiano Il Tempo, poi qui in Sicilia, con voi, con Canale 2, con Telescirocco, mi sono sempre battuta per i problemi del territorio. Quando sono venuta in Sicilia ho pensato, va bene, lascio un quotidiano importante, però ci sarà tanto da fare in Sicilia, ci sarà tanto da lavorare. Invece mi sono accorta che poi mancava la volontà, l'impegno, a volte anche i soldi delle emittenti per poterti far fare tutto quello che volevi, ma nonostante questo non mi sono mai risparmiata. Sono sempre scesa in campo e ho fatto con grande coraggio questo lavoro di assistenza e servizio per la città, per i cittadini e per il territorio. So di essere una persona credibile e quindi voglio continuare il mio percorso anche laddove i bottoni servono per essere schiacciati e per poter far diventare un'idea, un progetto. Quindi passerai dal parlare di politica a farla attivamente, è un cambiamento molto importante questo. Ma io penso che la politica si faccia sempre, noi tutti facciamo politica, perché io mi sono battuta anche durante le campagne elettorali per alcune persone, per esempio venni a Marsala ed era il 92, si candidò poi Salvatore Lombardo e io fui la prima firmataria della sua candidatura, perché capì subito che in lui c'era il coraggio, l'impegno, la capacità e in effetti Marsala cambiò volto con lui. Tutti ti conoscono come giornalista per il lavoro che hai fatto finora, sanno benissimo che non hai paura di dire la verità o di fare le domande più scomode in determinate occasioni, no? Quindi come potresti definire te stessa, come agli altri, quindi agli eventuali elettori, come ti definiresti? Autentica e credibile. Come mai scegliere Micari? Beh, io sono sempre stata di sinistra come idea politica, lo sanno tutti anche questo, sono stata spesso boicottata anche giornalisticamente per avere questa scelta. Io provengo da una famiglia estremamente di destra, perché vengo da una famiglia bene, della Roma bene, e non so perché c'è questa divisione che, come diceva bene Giorgio Garber, destra, sinistra, poi basta, come se la sinistra fosse fatta della povera gente e la destra dei ricchi. E forse a me non è mai piaciuto l'idea di stare con chi fosse forte, ho sempre amato i più deboli. Il mio pensiero è rivolto a personaggi significativi come possono essere stata la figura di Gesù Cristo, di Madre Teresa di Calcutta e di molti magistrati come Rosario Livadino, che lui diceva quando morirete, quando sarà finita, non vi chiederanno se siete stati credenti, ma quanto siete stati credibili. Ecco, per me questo è una cosa importante. Come è importante combattere a favore delle forze dell'ordine, della legalità, della giustizia. Perché io, vabbè, tutti lo sanno, amo tantissimo l'arma dei carabinieri, ma comunque amo tutte le forze dell'ordine, perché loro si impegnano per quattro soldi per tutelare la nostra vita e il nostro futuro. Ecco, ci vorrebbe invece uno Stato che desse riconoscimenti a questo tipo di persone e che desse anche la possibilità ai territori di averne di più. Noi sappiamo quante cose succedono nelle nostre piazze, nelle nostre città, la sera, e poi questo fatto della violenza alle donne, tu sai che sono stata una donna aggredita, e non soltanto in questa ultima occasione del 3 agosto del 2013, quando un pazzo scatenato mi ha dato 16 colpi in testa con una spranga di ferro di zingato e che non so come sono viva. Io a certi momenti mi chiedo e dico, anche quando parlo con i miei, ognuno di noi ha un cammino, ha un percorso da fare, e vuol dire che non è raggiunta la mia ora perché mi sarà chiesto qualche altra cosa. Quindi io entro in politica come servizio. Io sto bene, nella mia famiglia non mi manca niente, quindi non ho bisogno di far politica come molti purtroppo fanno anche per avere uno stipendio, non ho bisogno di questo, io ho bisogno di avere un impegno vero, crederci e darmi tutta me stessa per questa cosa, così come l'ho fatto nel giornalismo, in questo momento in cui tu sai benissimo la difficoltà di fare giornalismo in questa provincia, proprio per la mancanza anche economica, per il fatto che il potere politico ha preso il sopravvento e schiaccia tutti quelli che sono liberi.
e quindi di conseguenza vogliono soltanto quelle editorie che si prestano al loro servizio. Ecco, questo non deve esistere. Deve esistere la libertà del voto senza pacchetti, la libertà del voto senza padrini e padroni, la libertà di poter dire io sono con te perché mi fido di te, perché credo in te e perché so che tu credi in noi, credi nella nostra terra, hanno voglia di fare qualcosa. Ecco, io voglio quel voto, voglio intercettare quel voto e il voto di tutti coloro che in questo momento non credono più nella politica perché la sentono parolaia, perché sono convinti che quando vanno lì tutti si inquinano. Non è così, si inquinano gli inquinati. Chi non è inquinato non si può inquinare, chi ha la schiena dritta non la può piegare. Questo è un dato oggettivo, vedetelo tutti i giorni nella vostra vita, ci avrete amici, parenti, conoscenti, lo vedete che chi ha la schiena dritta ce l'ha sempre, non si lascia corrompere. Anche giornalisticamente mi hanno tentato di corrompere, e non poche volte e non con poche somme. Io l'ho anche denunciato, perché questo non si può fare, non si deve fare. Noi facciamo un lavoro importante, noi siamo i cani da guardia del potere e quindi come tali dobbiamo restare. Ora, se faccio politica, voglio che i miei colleghi giornalisti siano i cani da guardia della mia politica, e se non sarò più credibile, devono essere i primi a darmi contro, ma io lo sarò perché io credo in quello che faccio, lo faccio con amore e sempre con impegno. Bene, oggi come oggi in questa campagna elettorale la parola d'ordine è liste pulite, come se in passato purtroppo la politica ha dato una brutta visione di sé, ma queste liste pulite ci sono oppure no? Allora, ci sono persone per bene e persone che lo sono di meno. Liste pulite dovrebbero esserci perché è la politica che deve stabilire quali sono gli uomini e le donne da candidare. È la politica e non la magistratura che deve fare una ricostruzione, una reinversione di marcia e deve dire noi candidiamo solo le persone bene. Io ho ammirato la scelta del presidente di Sicilia Futura, che è l'ex ministro Totò Cardinale, quando ha scelto di mettere come capolista me, una donna credibile. Questa è una scelta forte, gli va riconosciuta anche a lui che ha avuto questo coraggio, perché se vogliamo cambiare lo dobbiamo dimostrare con i fatti, le parole non servono, servono i fatti. E allora io chiedo a voi, non andate sempre appresso a quello che vi promette qualche cosa. Nessuno può promettere niente e nessuno vi potrà dare niente se non il proprio impegno, con tutto l'entusiasmo, con tutta la passione. E chiaramente l'importante è avere amore per il prossimo, perché significa ascoltarlo. Quello che è brutto della politica, io l'ho vissuto come giornalista ma anche come cittadina, è che si chiudono nelle loro stanze e i cittadini non li ascoltano. Non è così. Io ho il mio numero da quando sono in Sicilia, 25 anni, ho sempre lo stesso, ho la pagina Facebook, e sapete dove abito, sapete dove lavoro, sapete tutto di me, mi potete rintracciare sempre e comunque, perché quello che conta è sapere che voi avete un desiderio, avete un diritto da pretendere, da richiedere, e che noi dobbiamo fare del tutto per esaudire. È chiaro che se venite a chiedere il favore, come ha chiesto uno su Facebook, io ti aiuto se tu mi trovi un posto di lavoro, io mi sono fatta una risata, perché chi ti propette il posto di lavoro mente, è un mendace, è una persona falsa, è una persona ipocrita, è una persona non credibile. Noi, chiunque, ma soprattutto chi fa politica, e quindi se io diventerò un deputato regionale, non possiamo dare non possiamo dare lavoro, noi possiamo dare solo il nostro impegno forte per far rinascere il territorio, per dare forza. Noi abbiamo tante realtà che stanno perdendo in questo territorio, avrebbero bisogno invece di essere rivalorizzate, considerate. Noi abbiamo un aeroporto che in questi anni ci ha dato turismo, come negli ultimi anni non c'è stato mai un turismo così bello, così forte, così vincente. Addirittura hanno guadagnato anche coloro che hanno fatto le case per il turismo, quindi questi B&B, diciamo, dell'ultima ora. E questo significa dare forza al territorio. Ora, senza un aeroporto, come gliela diamo forza al territorio? Dove lo prendiamo il turismo? Questo è un impegno. Io ricordo che la battaglia la fece tanto Giulia Adamo, perché le cose vanno dette per come sono, e in quel periodo io ero direttore responsabile di Canale 2 e ho lavorato tantissimo nel mio lavoro con i ragazzi che lavoravano con me a batterci per questo, tant'è vero che lei mi mandò alla fine una lettera dicendo grazie per l'impegno che hai messo insieme con noi della politica, insieme con me.
ti siamo grati. E io non me lo ricordo dove l'ho messo, perché non sono una che ama tanto i pezzetti di carta, i riconoscimenti, il titolo di studio, perché io penso che ogni persona è se stessa, quello che è. Io sono così sempre, voi mi conoscete, sono sempre così e sarò sempre così. Tu sei una donna forte, buttarti in politica lo dimostra, perché il mondo politico nella nostra regione soprattutto è un mondo tutto al maschile. Tu come ti definiresti? Ti sta stretta la definizione quota rosa? Allora, hanno dato questa dicitura probabilmente per trovare un modo per mettere le donne. Certo non ha senso, però l'importante è che da questa cosa nasca la possibilità di far candidare anche le donne. Io avrei fatto politica da sempre, perché come mi sono spesa giornalisticamente, io sono una giornalista prestata al giornalismo, perché in realtà io sono un politico nato, perché ci si nasce in un certo modo, ma non l'ho fatta perché ho due figli e dovevo fare la mamma, li dovevo crescere, dovevo stare con loro. I tempi della politica non sono tempi per le donne, sono tutti tempi lunghi, notturni, non puoi stare a casa. Adesso i miei figli sono grandi, uno ha 34 anni, è sposata, ha una bimba bellissima, un altro sta finendo gli studi, ha 24 anni, e quindi adesso io sono più libera e ho tutta la voglia di impegnarmi per quell'impegno che ho sempre fatto in un'altra sede, attraverso il giornalismo, attraverso la vita di tutti i giorni, nella mia vita privata. Adesso lo posso fare laddove magari puoi cambiare con le leggi, e non basta soltanto il tuo impegno personale, ma diventa un impegno collettivo. Cosa porterai di te all'interno dell'aula dei Bottoni siciliana? Il coraggio, la passione, l'autenticità e la voglia di battermi per le cose che vanno fatte, senza se e senza ma, e senza giochetti di nessun tipo. Non bisogna nascondersi dietro un dito, avere il coraggio di dire questa cosa va fatta, e va fatta anche a costo di dimettersi, se necessario. Quali sono le prime argomentazioni di cui tratteresti una volta al MAS? Beh, intanto penso che bisogna trattare il fatto di ridare rilancio a questa regione. È una regione autonoma, e con uno statuto speciale che non viene usato, quindi riprendere tutte le regole dello statuto speciale, tutte quelle leggi, e dire ma noi lo facciamo questo? No, perché? Noi lo facciamo quest'altro? No, perché? E allora cambiare, perché è inutile avere uno statuto, è come se lo Stato ha delle leggi e poi non le applica, non ha senso. In effetti abbiamo delle leggi bellissime contro la violenza alle donne, ma purtroppo spesso non sono applicate. Adesso quel malvagio criminale, scusate fatemelo dire, schifoso, che ha violentato quella bambina, ecco, quello fra un po' magari lo rimettono fuori. Non si può, non si può. Cioè, chi si comporta male, chi non rispetta le leggi, chi sta fuori dalle regole, deve stare dentro. Questa è una cosa che va fatta anche facendo delle leggi territoriali, perché a statuto speciale non possiamo fare anche delle cose, no? Quindi io dico ridare forza allo statuto speciale, ridare forza al territorio e creare le condizioni perché le persone possano lavorare e non vengano a barattare il loro voto con il lavoro. Il lavoro non deve essere un baratto, il lavoro è un diritto, fa parte della Costituzione, è al primo posto, e l'Italia è un paese democratico fondato sul lavoro, dimostriamolo. Eppure sempre più giovani vanno fuori dalla nostra Sicilia. Lo so, anche mio figlio vive a Milano. Tu hai l'esempio in casa. Sì. Per quale motivo vanno fuori, per quale motivo non tornano poi una volta che vanno fuori? Perché io penso che ogni siciliano, come chiunque altro, quando va fuori ha il desiderio di tornare. Eppure molti quando vanno fuori poi dicono non voglio più tornare. Perché? Allora, andare fuori può essere anche positivo, perché lo scambio delle culture serve, serve per crescere, serve per vedere i vari territori, però sarebbe bello se i nostri figli vanno a studiare fuori come gli altri figli di fuori vengono a studiare da noi. Questo interscambio sarebbe positivo, sia per l'economia, perché nel momento in cui i figli vanno a lavorare fuori svuotiamo i nostri portafogli e li diamo alle altre regioni, e non può essere. Può essere il momento in cui noi diciamo facciamo un interscambio come i gemellaggi, noi mandiamo i vostri figli da voi, voi mandate i vostri figli da noi, così nessuno perde niente e tutti acquisiscono dei valori in più, delle capacità in più, perché è chiaro che mescolando le idee, i valori, che escono fuori cose diverse, cose nuove, cose importanti. Il fatto che rimangano lì è perché poi lì trovano il lavoro e quel lavoro li vincola a stare lì. Pochi sono quelli fortunati che hanno un lavoro che poi con il tempo possono dare a noi, penso magari a grandi cardiologi, a grandi chirurghi che dopo tanti anni finalmente tornano a lavorare in nostra terra con grande coraggio, no? Però devi avere un lavoro un po' più autonomo che ti dà questa possibilità di muoverti, non tutti i lavori te lo consentono. Tu sei tornata però.
Io in realtà non sono siciliana, io sono romana. Allora hai scelto? Io ho scelto questa terra perché ho sposato un siciliano che è il dottor Grassi Antonino, e quando l'ho sposato sapevo che lui non avrebbe mai lasciato questa terra. Tra l'altro lui fa il medico e stava lavorando per questo suo impegno, quindi gli pareva assurdo dover lasciare la terra di Sicilia. E io mi sono sentita come se fosse una chiamata, perché sono venuta in Sicilia nel 1992, subito dopo le stragi, che pensate, mentre c'erano quelle terribili stragi che hanno ammazzato i migliori uomini della Sicilia, ricordo che fu la strage di Borsellino e quella di Falcone, ebbene, a casa mia, siccome io, come vi ripeto, amo le forze dell'ordine, a casa mia c'erano molti ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e con loro piangemmo, proprio perché pensammo a come è ingiusto che una terra che ha tante qualità, che ha tante possibilità, debba finire in mano di una criminalità che non viene debellata e che può farla da padroni, anche quando dà i voti di scambio, diciamocelo chiaro. Qui la politica sarà sicuramente un punto di svolta anche per combattere questo genere di cose. La politica è il punto di svolta, e quando dicono liste pulite lo devono dire nei fatti, perché non possono mettere due persone pulite e tre sporche, perché non significa fare la lista pulita così. E poi bisogna avere il coraggio di rivoluzionare, cioè tutti quelli che hanno fatto politica devono andare a casa, perché la politica è un servizio e uno deve fare due legislature, basta, poi dà spazio ad altri, perché ognuno di noi può portare delle cose, può portare un valore aggiunto. Quindi tu hai dato il tuo, poi ritorna a casa tua a fare il tuo e gli altri faranno quello che devono fare. Non può essere la politica fatta di chi vive di politica, la politica deve essere fatta per dare, non per prendere. Questo è senz'altro una cosa in cui credo ciecamente. Parliamo di questa campagna elettorale, dei numeri di questa campagna elettorale. Siete all'incirca 900 i candidati. Ah, beh, io non lo so. Dici tu. Siete all'incirca 900, scusami, i candidati all'ARS, in una elezione che sarà diversa dal solito, perché è proprio cambiato questo sistema elettorale. Non sono più 90 coloro che riusciranno ad entrare, ad avere un posto all'ARS, ma sono 70. C'è lo sbarramento del 5% a base provinciale. Non tutti riusciranno a entrare, soltanto 69 di questi riusciranno a entrare direttamente, altri 7 c'è il listino. Questo del listino è una vergogna. Ecco, lì volevo arrivare. Cosa ne pensi di questo listino bloccato, scelto dal candidato presidente vincente? Il listino è una vergogna perché di fatto dà la possibilità a qualcuno, e abbiamo visto anche recentemente, anche qui da noi, che con 300 voti ha fatto il deputato regionale. Insomma, voglio dire, i voti si devono trovare, perché la gente deve credere in te. Certo, viviamo ancora in una terra dove ci sono i pacchetti di voti. Noi dobbiamo avere il coraggio di cambiare, il coraggio. Diceva Falcone, questa terra un giorno sarà bellissima. Ebbene, dimostriamolo, bellissima non è che sarà per opera dello Spirito Santo, bellissima sarà se noi siamo bellissimi, cioè se noi abbiamo il coraggio di dire ma io voto liberamente. Io non voto perché me l'ha detto mia zia, mia nonna, mio cugino. Oddio, mi possono dare un'indicazione. Se quell'indicazione è supportata dai contenuti, allora io prendo per buono quello che mi viene detto e lo faccio. Ma non perché me lo dice, allora sai, quello là mi aiuterà a fare. Non aiuterà a fare niente. L'unico aiuto, lo ripeto, che un deputato regionale, un politico in genere può dare al cittadino è esserci. Avere un confronto costante, capire che cosa vuole il territorio, che cosa chiede quella terra, di che cosa ha bisogno e lavorare, lavorare, lavorare per realizzare le cose. Questo è l'unico impegno che può dare. Tutti gli altri sono cose che sono un po' mafiose, già nello stile, e a me non piacciono. Col tuo mestiere di giornalista sei stata tantissimo a contatto con la politica, li hai seguiti tutti, le politiche regionali, le politiche comunali, le provinciali, ma non soltanto in Sicilia, come hai detto poco fa. Cosa hai imparato da questo mestiere che ti aiuterà anche ad affrontare questa nuova avventura in politica? Che i politici mentono, dicono le bugie, e purtroppo questo è bruttissimo, che i politici sono arroganti, che i politici sono distanti dalle persone, e che i politici non si candidano per il bene comune. Ed è per questo che è nato 5 Stelle, il movimento. Io credo che non c'è bisogno di avere un movimento come 5 Stelle per riuscire a cambiare la politica, perché quello poi è un movimento che
aggrega tutti così, senza che c'è un lavoro dietro delle capacità, voglio dire, uno non si può mettere in politica se prima non ha fatto nel sociale tanto, non ha conosciuto il territorio, non ha avuto il contatto con le persone, cioè io non posso votare uno a caso, io devo votare una persona di cui mi fido. Ho fiducia che sto votando una persona per bene, una persona capace, perché per bene da solo non basta, per bene e capace. Questo. Quindi perché votare Patrizia Paganelli? Perché Patrizia Paganelli è sempre stata coerente, è coerente, resterà coerente, crede nel territorio, crede nella politica, crede nel rapporto umano, perché la politica deve acquisire l'umanità, l'umanità. Io sono una persona credibile, come diceva Rosario Arlino, credibili bisogna essere, più ancora che credenti, credibili. E poi penso a quelli bravi che hanno fatto politica, come Viola Torre, che ha fatto quella bellissima legge per tagliare i fondi ai mafiosi, perché tu non puoi mettere in galera una persona e poi finisce lì. No, gli prendi tutto il capitale che ha rubato e lo restituisci alla collettività, ma in modo vero, non strane cooperative, cose che insomma non si capisce bene. Proprio lo Stato se ne assuma la responsabilità in prima persona e realizza le scuole, gli asili nido, tutto quello che serve al territorio. Io vedo mia figlia, hanno tanti asili lì, hanno la possibilità di lavorare perché fin da quando sono piccoli mia nipote è andata all'asilo che aveva 6 mesi, cioè 6 mesi. Noi qui non ce l'abbiamo, 1, 2, 3, no, non è possibile. Se la donna vuole lavorare deve avere qualcuno che li dia, non possiamo contare sempre se c'è la mamma o se c'è la nonna. È lo Stato che deve esserci, quindi io lotto per uno Stato che ci sia, perché tante volte i cittadini dicono ma lo Stato non c'è e voi non sapete quanto dolore provo quando sento dire questo, perché effettivamente non posso dirgli che non è vero, lo Stato spesso non c'è, dobbiamo ritrovare lo Stato, prima di tutto dentro di noi, perché lo Stato siamo noi. Bene, con questa ultima battuta finisce qui il nostro incontro, è sempre un piacere parlare con te ed è stato pure un onore oggi poterti intervistare sotto questa nuova veste che è di candidata all'ASL. Ti auguro tanti in bocca al lupo, ci rivedremo sicuramente altre volte. La trasmissione finisce qui, ci vediamo prossimamente sempre su teleibs.it.